Ole, finalmente c'ho la telecamera nuova, ragazzi. Ve l'avevo detto che la compravo. Ho fatto vedere anche un po' su Facebook, cioè ho fatto la foto su Instagram e no, su Facebook non l'ho messa, scusate, però l'ho messa su Instagram. Quindi se mi seguite su Instagram, che trovate il link comunque sotto qua in descrizione, come tutti gli altri social, quindi mi raccomando, ragazzi, vi aspetto. Perché ci sono ovunque, ci sono su Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat e anche Telegram, c'è il canale Telegram, quindi qua sotto, ragazzi, qua sotto trovate tutti i link, tutti i link. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente sono tornato con un altro video chiacchiericcio, perché io amo fare video chiacchiericci, dove vi racconto una brutta storia, una bruttissima storia, ebbene sì. Gli scritto ricambi, ragazzi. Oggi voglio parlarvi degli scritto ricambi. Canali, quante persone, tantissime persone fanno iscritto ricambi, ma veramente tante, perché io ogni giorno, più o meno ogni giorno no, però ogni 2 giorni ricevo un commento spam, perché ormai a me le notifiche arrivano, però mi vanno in spam le notifiche dei commenti, dove mi chiedono di iscriversi a un canale YouTube, cioè al loro canale YouTube. Ragazzi, io volevo un attimo fare un discorso abbastanza breve, nel senso non voglio rompervi le scatole. Non va bene quello che state facendo perché non portate nulla di buono sul canale YouTube. Vi porta solo degli iscritti inattivi, gente che non guarderà mai il vostro canale, gente che non si interessa proprio a quello che fate minimamente, perché sì, vi vengono a dire: "Oh sì, rimaniamo attivi, dai, vengo a vedere il tuo video quando caricherai un video." Innanzitutto avrai più di 1000 canali cui sei iscritto, perché ovviamente vuoi l'iscrizione dall'altro canale, quindi ti devi iscrivere al canale. Bene, tutti i canali a cui sei iscritto, ok, metti che sono più di 1000, non riuscirai minimamente a tenerci dietro. È impossibile perché ogni giorno un canale carica una cosa diversa, carica un contenuto diverso. Quindi ragazzi, perché andare a commentare un video di un creators con scritto "iscritto ricambi"? Neanche scrivere un commento costruttivo, neanche cercare di avere, non so, perché sicuramente non li vedrete neanche i video, dai, siate sinceri, voglio la sincerità, perché non ci credo neanche che in 5 secondi fate un commento, fate 5 secondi di video, mettete il commento e lo chiudete, perché questo è quanto, ragazzi, perché è impossibile che su tutto il video non ci sia qualcosa magari che vi interessa, qualcosa che vi abbia incuriosito magari. Voi andate sul canale YouTube semplicemente per spammarvi. Questa cosa è bruttissima. Tra l'altro, ragazzi, c'è un commento, adesso ve lo leggo, scusatemi, ma ho il cellulare in carica, quindi devo anche tirarlo. Uno, ragazzi, è venuto a dire, ed è proprio inerente a questa cosa che vi sto dicendo: "Ciao, ho un canale da quasi 800 iscritti." E già lì gli 800 iscritti come te li sei guadagnati non si sa. "So che non è bello spammare, ma ormai è impossibile crescere sul tubo." Ok, che è impossibile crescere sul tubo, ti appoggio, vuol dire che hai ragione. Poi dice anche: "Ti vorrei chiedere di passare al mio canale." Ovviamente passare dal suo canale significa mettere magari like al video, lui vuole il like, lui spera in questo, spera che io vada sul suo canale e quindi trovi interessante un suo video, poi vado a mettere like. Io lo faccio, se un video mi piace, ragazzi, lo faccio, cioè molto volentieri. Però andare sotto a un video e commentare in questo modo non è molto, cioè insomma, ragazzi, cioè mi fate pena, scusatemi, fate pena. Poi ha scritto: "Ti vorrei chiedere di passare dal mio canale." Ecco, ben appunto, mi chiede di andare sul suo canale. "Ovviamente non sei obbligato a iscriverti." Punto esclamativo. Ovviamente non sono obbligato, però vuole che vada sul suo canale. Ultima cosa ha scritto: "Iscriviti se ti piacciono i miei video, grazie." Ok, vabbè, l'ultima ci sta anche perché magari se mi piacciono i video, ok, lo faccio. Però questo significa che lui, fino ad ora, a 2 ore fa, era su YouTube per andare sui canali che trova magari sui gruppi, quelli dove di YouTubers, che io sono sincero, ragazzi, io ci vado sopra per mettere il mio video, per dire che ho caricato un video. Però la maggior parte dei commenti che ricevo sotto al video non sono: "Oh, complimenti, bel video, è un bel canale." No, sono iscritto ricambi. Quindi lui sicuramente sarà andato sopra a quel gruppo spam di Facebook e sarà andato sicuramente sul mio video e avrà detto: "Vabbè, oh, gli spammo questo." Avrà fatto copia e incolla di quello che ha scritto a un altro canale e sicuramente avrà scritto la stessa identica cosa che ha scritto sopra un altro canale. Quindi, ragazzi, cercate di svegliarvi, cercate di fare le cose voi, cercate di crescere voi su YouTube. Ok, non è facile e questo è vero, però immaginate 1000 canali, ok? 1000 canali e tu vai su ogni singolo canale a rompere le scatole dicendo
questa cosa, allora non ci fa neanche una bella figura secondo me. Se tu non sei cresciuto e hai 800 iscritti, quegli 800 iscritti li avrai presi sicuramente dagli iscrittori cambi, non sicuramente dal video che fai. Niente ragazzi, mi dispiace per questo monologo, però mi sembra doveroso farlo perché mi sono stancato di vedere ogni giorno commenti di questo tipo. Vi chiedo semplicemente, non so, un vostro parere su questo, perché è giusto che dite anche la vostra su quello che vi ho appena detto. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like, di commentare e di iscrivervi al canale. Io vi saluto e vi mando un grosso bacio. Ciao a tutti!